Buonasera a tutti, cari amici. Sto registrando appunto nella serata di domenica 12 gennaio, in una fascia oraria dove dall'argomento in cui vado a parlare tra poco, ovvero dal campionato di eccellenza pugliese con la nostra protagonista Vigor Trani Calcio, che quest'oggi ci ha regalato 3 punti, sempre importanti come al solito, in casa della San Marco in Lamis con un gol di Caruso. Vigor Trani che diciamo al cospetto della trasferta di oggi, che come ogni trasferta non è facile, continua a rimanere nelle piazze medio-alte, in particolare zona playoff. Infatti nella classifica troviamo come promozione diretta al momento il Molfetta Calcio a quota 41 punti, secondo il Corato a 37, e terza la nostra Vigor Trani a 33 punti con 11 vittorie, 3 pari e 4 sconfitte, 25 gol fatti e 18 subiti. Praticamente siamo a più 7 punti, credo, mi pare, da Lugento, che è la squadra che sta proprio al primo posto, quello della salvezza sicura, perché dopo la Vigor Trani abbiamo l'Audace Barletta a quota 28, l'ultimo posto playoff il Martina a quota 27 punti. Questa era la 18ª giornata. E parlando del Molfetta Calcio, per esempio, che ha pareggiato a Barletta contro il Barletta 1922, come anche il Corato ha pareggiato ad Otranto 1-1, l'Audace Barletta invece ha vinto in casa del Martina Calcio, e nel prossimo turno, quindi che sarà la 19ª giornata, i nostri cari ragazzi bianco-azzurri si ritroveranno al comunale di fronte al proprio pubblico amico, contro il team Ortanova, che al momento naviga in brutte acque, è terz'ultima a quota 19 punti. Quindi sicuramente domenica sarà una gara apertissima, perché l'Ortanova verrà a Trani, diciamo, per fare la partita, per provare a fare il colpaccio. Spero nei nostri che saranno capaci di non cadere nella trappola. Sarà difficile vincere, è vero che giochiamo in casa, però speriamo almeno di ottenere un punto. Mentre per quanto riguarda le nostre inseguitrici, abbiamo l'Audace Barletta che giocherà in casa contro l'Unione Calcio Biceglie, che anch'esso naviga in brutte acque. Il Martina Calcio invece andrà a Gallipoli. Il Corato, che segue di 4 punti il Trani, sarà in casa contro la San Marco in Lamis. E il Molfetta Calcio in posticipo, sempre domenica, alle ore 16, però affronterà l'Otranto. Quindi, che dire, rimanendo sulla partita di questa domenica, bella vittoria in casa della San Marco in Lamis, ora appunto testa domenica prossima, che come ho già detto poco fa sarà una sfida difficile perché l'Ortanova verrà sicuramente agguerrito per provare a fare la partita. Bene, grazie. Questo video che sto registrando nella serata di domenica sarà reso pubblico lunedì 13 gennaio. Buona serata a tutti, sempre vivo lo sport. Lo sport, scusate, l'ho detto all'inglese.
Viva il calcio e viva la nostra Vigor Trani. Ciao!